Buon pomeriggio, cari videospettatori, e ben trovati in questa nuova diretta qui su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando in enormissima differita questo video su YouTube e invito loro a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 18, ci trovate sempre qui su Twitch. Per quanto riguarda Empire & Puzzle, siamo in diretta il giovedì dalle 18 alle 20 e la domenica dalle 15 alle 17 per il momento. Poi vediamo la domenica come sistemarla, ma il giovedì e la domenica siamo sempre qui su Empire. Quindi ragazzi, venite a trovarci, che più siamo meglio è, meglio è, meglio è. Inoltre vi ricordo che come al solito abbiamo un canale Telegram, Empire & Puzzle Ita, Enciclopedia Secondo Antioch, dove potete trovare tutto quello che c'è da sapere su Empire & Puzzle, su quello che succede, su quello che succederà. Quindi ragazzi, seguiteci anche qui su Telegram. Telegram, no, siete dei video spettatori, no telespettatori, non state guardando attraverso la TV, ragazzi. Cioè, i termini sono fatti per essere buttati lì a caso, e quindi in questo caso non è telespettatore, ma siete dei video spettatori. È studiata, è studiata. Ciao Pimpi, ciao Sherry, ciao il maniaco, ciao Tony, buona domenica a tutti, buona domenica a tutti. Ragazzi, come state, come state? Anche se guardi un video di YouTube sulla TV, non è che stai guardando la TV, cioè è sempre un video che stai guardando, se proprio vogliamo arrampicarci sugli specchi, eh. Come state ragazzi, tutto bene? Tutto bene? Ciao Kera, buonasera. Buonasera. Fra poco, buonasera. Non vedo l'ora che a che ora sia sera. Bene, Tony, tu sempre bene. Oh, sempre bene. C'è una volta che diciamo, ma così, forse, non lo so. Oh, bene, sempre bene. A priori. Sì, i vecchi così fanno, che era, lo so, lo so. Siamo a 62 di agosto, esattamente, Tony, guarda. Che poi io non posso aprire la finestra adesso perché c'è troppa luce, ovviamente. Quindi sono costretto a chiudermi dentro, praticamente. È solo che dopo un po' inizia a far caldo, devo accendere addirittura il climatizzatore perché non posso aprire la finestra. Ciao Vega. Ha ragione lui, se scrivesse male poi tocca spiegare. Invece come? Non ho capito. Chi è che ha scritto male? Mi sono perso. La musica egiziana è ipnotica. Ah, nel senso che lui ha scritto bene e quindi se avesse scritto male dovrebbe spiegare perché. Vabbè. Comunque, sto eroe in mappa fa impressione, comunque. Ma solo in mappa. Che una volta ha buttato il demone. Ciao. No, no, il rosso, è il rosso. Cinesia fa impressione ovunque. Cioè, pensare che io sto usando questo tipo che dà l'attacco irrazionale insieme a Waterpipe, eh? Cioè, proprio una sinergia perfetta, diciamo, che non serve un cazzo usarli entrambi. Ma comunque, va bene.
È divertente, è divertente. Sto facendo mappa alta perché volevo fare un paio di chiamate. Dai, su via. Quanto siamo? 183. 193, 2, non ce la facciamo. Cavolo. Vabbè. E beh, è divertente per il gioco. Cioè, quando giocano da soli si divertono così. Si divertono così. Allora, ci abbiamo da aprire i campi, ragazzi. Assolutamente. Ci abbiamo da vedere il calendario un secondo, quindi apriamoci un attimo i campi. L'Accademia dei Campi, ovviamente. Vediamo un po' quante reclute ci abbiamo. Ce la faremo mai, devo togliere per forza dall'altro lato. Sì, sono raffreddato. Un bel po' di giorni, tra l'altro. Allora. Già, tanto che. Non ce la faccio col cibo. Cibo. No, sono 2 o 3 giorni che c'ho il raffreddore. A parte il mal di gola e altre diavolerie. Ok, così ce la dovremmo fare. Allora, che dite? Apriamo prima i campi. 18 ore, madonna. Vabbè, posso togliere questo e metterlo di là, però. Non lo posso fare così. Così almeno 2 giorni questo e qua è un giorno e 17 ore, quindi c'ho più tempo. Vabbè che c'è la missione trova reclute, quindi un po' lo recupero. Allora, apriamo primi campi, dai. Vai. Ulmer, Lixiu, Karil, ciao. Ciao. Kadilen, Oberon, Lixiu, Kelile, Bane, Valen, Renfeld, Tyrum, Prisca e Nada, e Nada. Allora, dove sta Kadilen? Ma è questo? Sì. Apriamo l'accademia, dai. Vediamo che merda ci dà l'accademia. Col costume almeno? No. Ah, Jesus, Soulfly. Bello è che non ho manco cibo per dargli impasto. Bello. Bello, bello, usiamo un altro bundle qua, prima o poi finiranno. Inizia a essere pesante, amico. Inizia a essere pesante. Ma a questi perché non l'ho visti? Oh. Dicevo io, sembravano pochi, però ho detto beh. Non ce la facciamo, 300, chissà. Non erano 26, ah, perché è uscita Cadillan 25, vabbè. Comunque, questo a livello 30, 28, l'ho messo già in guerra titolare perché era più forte di quello che c'avevo. Vabbè. Vabbè.
La statistica è più alta, più che più forte. Zimi. Tra l'altro è emblemata Zimi, senza costume. A parte il fatto che no, non è vero, perché Zimi è quella base. Nella squadra base. In realtà in questa qua mettevo... chi cavolo mettevo? Set, mi sembra. Che non ho messo a suo giro. Mi ricordo già più. Dove si clicca? Ricompensa ottenuta? Ah, questi bastardi, ricompensa ottenuta, però ancora non... Se clicco va sempre nella pubblicità. Guarda lì. Guarda lì. Cioè, a livello 26... A proposito, me posso vedere, perché cazzo... Ancora non è finita la guerra, giusto? No, allora chi c'avevo? L'ultima volta già non avevo messo più Gramps, che non volevo rischiarmela con Gramps. Mi ricordo chi volevo mettere. Comunque a livello 28, 813 e 1587, che se non ci arrivano gli altri eroi, ma manco emblemati. Cioè, allucinante. Sti eroi sono veramente... Oh. Troppo forti rispetto agli altri. Veramente troppo forti. No, ma è per dire... Cioè, anche gli altri... Cioè, gli altri eroi cioè, sono assurdi. Cioè, sono assurdi. Cioè... Per intenderci, Alfrig è emblemata a 20. Per far arrivare... È emblemata difesa salute. Set base, ancora se la lotta. Ma parliamo della quinta stagione. Che dovrebbe essere l'ultima, vabbè, la penultima stagione. Cioè, hanno fatto uno scatto avanti, bah, allucinante. Oh, questi sono partiti bene, questi. Dai, la macchina. Ma la macchina là, perché non ci sono entrati? Dai, mo prende questa torretta. E hanno vinto ora. Oh. Vabbè, è impossibile sto livello. Cioè, è impossibile. Come si fa? Era impossibile. A sto giro ho avuto solo peccato con la macchina. Però potevano scappare con la macchina. Pensandoci. Allora ragazzi, ci facciamo un attimo la chiamata delle etere. Non ce la faccio due, una sola ne posso fare. E bisogna avere solo fortuna di beccarli. Sì, no, effettivamente su quello non c'è dubbio. Però stavo notando, cioè, le statistiche alla fine dice vabbè, sono più alte e roba varia. Però cioè, a metà dell'ultimo buffo sono statistiche più alte degli eroi maxati. Degli eroi emblemati. Cioè, parliamo della differenza abissale. Cioè, immaginate due eroi che li emblemi, devi scegliere da due eroi se emblemarli o addirittura spezzarli. Cioè, come fai a fare un confronto? Cioè, boh. Vai, pensiamoci, vai. Sì, 90, via. Non partiamo bene, eh? Ma ancora peggio. Già epica. Alfa, già ci siamo messi in linea. Comunque tutta la remata da parte l'alfa. È andata un'epica e l'alfa. È andata bene, però. Non è cosa.
Ok, io direi, come ve la sentite voi? Bene, ma non benissimo. No, ma in realtà con l'alfa, vabbè, 9 chiamate, un alfa ci sta, cioè, è ottimo. No, è stato Luca che non ho messo, no. Devo fare una chiamata qua, che la seconda non ci arrivo. Non so se forse stasera ci arrivo, ma a sto punto no. Che non c'ho manco energia, lo dovrei fare due volte. Allora, ho bisogno di... tre volte lo devo fare, perché ho bisogno di 10... No, manco ce la faccio con 15. 20. Ho 4 stati. 4 stati costano più o meno 10 l'uno. Non ce la faccio. No, dai, facciamo sto giro, poi se ne parla. E poi c'ho 3 chiamate qua. Dove volete iniziare? Chiamata stagionale o chiamata delle dune? Nico l'hai preso quest'anno? Nico? Chi è Nico? Sto pensando Nico, ma non mi viene. L'unico Nico che mi viene in mente è Nico Robin. No, non l'ho preso quest'anno. Vaffanculo a lui. Vaffanculo a lui. Ora ho collegato. Vaffanculo a lui. Deve morire. Stronzo. L'anno scorso mi ha fatto intossicare tutto l'anno. Stronzo. Ma manco per sbaglio. Quest'anno ho preso Leao e Chiesa. E vaffanculo a Nico Gonzalez. Va. No, stavo pensando a un eroe. Chi cazzo è l'eroe Nico? Allora, facciamo questa chiamata, dai. Vai. Brutta cosa. Che poi io devo ragionare anche dove fare queste chiamate con le gemme. Devo anche ragionare. Anche perché c'ho ste gemme. Stanno lì. Vabbè, chiamata stagionale, vai. Bello Renfeld. Vedi, questo mi intossica a me sta cosa. Cioè, la cosa che odio di più. La cosa che odio di più è proprio questa. Questa. Fanculo. L'ora è la prima stagione di merda. La per 10 la potrei fare anche qua. 2600. Soltanto che poi mi dà Domizia. Mi dà John. Bello che non aumenta manco la chiamata del destino. Manco la chiamata del destino. Qua segnano e annullano pure i gol. Vabbè. Va bene, abbiamo finito qua, giusto? L'unica cosa che posso fare è posso mettere mappa, che parliamo un po' del calendario nuovo. Per iniziare. Andiamo a fare, vediamo un po' se...
Sì, se becchi un 5 stelle, Sherry, non ti aumentano la chiamata del destino. Anche se è un 5 stelle di merda, vale come 5 stelle, quindi non aumenta. Allora, andiamoci a prendere un secondo il calendario. Sì, vabbè, quello è fatto appositamente proprio per quello. Perché purtroppo in alcune nazioni, non so se lo sapete, ma in pari in pace, in alcune nazioni è stato bandito, bannato, perché era troppo una slot machine. Non dava la certezza, perché voi se ci fate caso, in molti... Non ce la faccio in automatico, guarda. Non ce la faccio, palese. In molti giochi simili, sostanzialmente, ti danno ogni 10 chiamate ti dà un 4 stelle, o ogni 20 chiamate, 100 chiamate ti dà un 5 stelle, e così via. In altri giochi simili, in Empire invece non c'è sta cosa. E quindi in molti stati è stato bandito e sono stati costretti a mettere la chiamata del destino. Sì, è la prima a morire, sempre Falen, sempre. La prendono proprio di mira. Sarà quella più debole probabilmente. No, ma c'è Kitty. Ah bro, Kitty è spezzata. In automatico la prendono sempre di mira. Brutte persone, brutte persone. Eppure continuo, siamo noi pazzi. No, vabbè, ma in realtà fin quando ti diverti frega un cavolo. Quando non inizi più a divertirti, allora no. Allora no. Allora ragazzi, in questi giorni metterò il calendario d'ottobre in italiano sul canale Telegram, quando avrò un po' di tempo per tradurlo. Ma per il momento lo vediamo così, così com'è. Più o meno già avevo dato delle anticipazioni, anche perché loro, pure loro, cioè mettono un sacco per fare la grafica, non so che debbano fare, però vabbè, dettagli. Comunque andiamo a vedere un po', questo è il calendario ufficiale. Se non lo sapete, ultimamente hanno fatto un sondaggio sul forum per mettere a calendario anche l'impresa rara e l'impresa Omega. Hanno fatto un sondaggio su che giorno settimanale si preferiva, i giocatori per la maggior parte preferivano quel determinato evento, perché faranno una calendarizzazione anche di quegli eventi in questo ciclo, in questo modo. Impresa rara, che sarebbe quella che dà il materiale d'ascensione, impresa rara, quindi per 3 settimane di fila ci sarà un'impresa rara a settimana. Dopo le prime 3 settimane, la 4ª settimana ci sarà l'impresa Omega. E poi ricomincia di nuovo il ciclo. Impresa rara, impresa rara, impresa rara e impresa emblemi. No, scusate, impresa Omega. Ce la farò. Però non da questo mese, dal prossimo mese. A quanto ho capito, non so nemmeno se la votazione è ancora in atto oppure no. Più di una settimana fa mi sa che era, giusto? No, è stata chiusa 2 giorni fa la votazione. La posso far vedere, sì. E la posso far vedere, sì. Questa è stata la votazione, quindi 4.457 voti. Dovrebbe aver vinto, anche se sono a pari come percentuale, dovrebbe aver vinto mercoledì. Quindi presumo, parlavano della versione 61 se non mi sbaglio, da quando inizierà la versione 61 ogni mercoledì ci sarà
o l'impresa rara. Le imprese rare sarebbero, ripeto, ragazzi, sono quelle là. Allora, prossimi eventi. Queste che erano in media tra i 5 e 9 giorni prima. Erano queste, quelle che danno il materiale di ascensione. Per esempio, c'era questa che dava le frecce e la sfera per i gialli. Tutte queste imprese qua. E poi le imprese Omega, quelle che danno le etere praticamente. Saranno tutte quante al ciclo, tutte quante il mercoledì. Quindi ogni settimana ci sarà un'impresa rara il mercoledì. Per fortuna, da una parte ha vinto il mercoledì perché altrimenti era tutto un macello con gli altri eventi. Però ragioniamo ora su questo mese. È iniziato oggi, il 1º di ottobre. Come già sappiamo da un po' di tempo ormai, dal mese scorso praticamente, ecco, dal mese scorso praticamente è iniziato ovviamente il ritorno a Morlovia, che sarebbe l'impresa stagionale di Halloween, che quest'anno hanno anticipata, 25 settembre fino al 6 novembre. Poi ne parleremo più approfonditamente anche degli eroi. Presumo settimana prossima, forse. Che settimana prossima c'è anche il Festo della Sfida 1, che abbiamo un po' di eroi da parlare. Ma vediamo. Dal 28 settembre al 2 ottobre ci sono le dune, che già sono iniziate, ovviamente. E poi dal lunedì 2 ottobre riprende la Taverna delle Leggende. L'ultima volta ci hanno detto che hanno fatto delle modifiche. Andiamo a vedere se modifiche. Quali saranno sostanzialmente, però io nel frattempo vi posso dire anche chi mettono in evidenza. Giusto? Ve lo posso dire, sì, anche se vi ricordo che queste cose qui possono essere cambiate in qualsiasi momento, soprattutto quando introdurranno la versione 61 del gioco. Con la versione 61 c'è un'alta probabilità che cambino gli eroi in evidenza. 1º ottobre, il 2 ottobre, allora, eccolo qua. Il 2 ottobre ci sarà la Taverna delle Leggende. In evidenza ci saranno Perseo, Evelyn che è nuova e Musashi che è nuovo. O meglio, i costumi di Evelyn e il costume di Musashi introdurranno. E questi tre saranno in evidenza. Non è male come chiamata, vi dico già. Con questi tre in evidenza, anche perché Perseo fa veramente schifo. Se non avete Evelyn col costume, non mi ricordo onestamente cosa cambia, o mi sa che non l'abbiamo mai vista. E Musashi col costume sicuramente diventa un pelino più interessante, visto che i costumi degli eroi del mese sono stati aumentati vistosamente, o meglio, il bonus del costume è stato aumentato un botto, quindi tutti gli eroi del mese che hanno il costume sono diventati praticamente come gli eroi nuovi, come statistica. Poi inizia il Festival delle Sfide 1, di nuovo il Festival delle Sfide 1. Ci saranno in evidenza l'Ippopotamo Guardiano, che è l'unico che già c'era, e due nuovi eroi, o meglio, il costume della Regina di Cuori e un nuovo eroe che si chiamerà Twidless. Vabbè, un nuovo eroe. E in più ci sarà l'introduzione del nuovo costume di Stregatto. Festival delle Sfide 1. Poi dal 12 al 15 ci sarà l'impresa del patto. Ovviamente qui non c'è nessun portale aperto per questo. Ma abbiamo vinto o abbiamo perso? Abbiamo vinto. Non abbiamo, devo usare una boccetta. Se uso una boccetta, tanto dopo c'ho da fare sia le imprese sia. No, usiamo una boccetta, dai. Via. Quante ne abbiamo? Sono 360, dai, una la possiamo, insomma. Ma solo una, eh. Cavolo, però dal 10.
Comunque non ho capito una cosa, perché hanno messo dal 12 al 15, ma l'hanno messa qua? E infatti hanno sbagliato a scrivere, no? Gara degli elementi, e ci sta. Guerra dei tre regni, e ci sta. E questo... Perché l'hanno messo qua? Ora lo sto notando. Perché hanno sbagliato a scrivere sul calendario dal 9 al 12, non dal 12 al 15. Hanno sbagliato a scrivere solo qua, quindi è fatto bene, solo che hanno sbagliato a scrivere qua. Vabbè. Quindi dal 9 al 12 ci sarà l'impresa del patto, che è l'impresa senza portale, c'è solo da fare l'impresa per le monete del patto. Poi in contemporanea ci sarà il Contest of Element, che dovrebbe essere quello rosso, quello fuoco, la gara degli elementi, quindi conservatevi gli eroi rossi nel caso in cui non ne abbiate. E nella gara degli elementi ci sarà il portale, e nel portale ci saranno due eroi in evidenza. Uno è Ignazio, era super figo, già solo il nome Ignazio, ricordo. Il vecchio, che era già stato inserito le volte precedenti, e poi ci sarà in evidenza il nuovo eroe 5 stelle, che si chiamerà Zarya, Zaria. Inoltre ci sarà l'introduzione di un 4 stelle, che si chiama Nova. Poi dal 9 però fino al 14 ci sarà la guerra dei tre regni. La guerra dei tre regni ci saranno in evidenza Cao Cao. Xiong Shanjun, il famosissimo, famosissimo, quello viola, per intenderci. Cioè, comunque questi nomi giapponesi, ma chi se li ricorda, chi cavolo sono sta gente? A parte il fatto che sono 1500 eroi, però... Cioè, poi ci metti pure i nomi assurdi. Peggio di Genshin, guarda. Peggio di Genshin. È lui, giusto per dire. E poi ci sarà l'introduzione di un nuovo eroe, che non vi nomino nemmeno come si chiama, perché non saprei nemmeno come pronunciarlo. Xi Wang Gunmu. Quello, anche questo famosissimo. Poi attenzione ragazzi, c'è una cosa particolare. L'evento l'isola dei mostri, però vi dico già che è semplicemente nella cache del gioco, cioè attualmente è prevista l'isola dei mostri dal 9 ottobre, però non c'è stato nessun annuncio ed è molto improbabile che insieme a questi tre eventi ci sia addirittura anche l'isola dei mostri. Secondo me è stato buttato lì, poi lo cambieranno appena uscirà la versione 61, quindi non lo prendiamo anche in considerazione. Poi ci sarà... Ciao Tris, buonasera, buon qualcosa. Proprio sociale, sta Tris, proprio sociale. Vediamo, abbiamo l'evocazione dell'ascensione, la chiamata dell'ascensione l'11 ottobre, vabbè, poco ci interessa. Poi ci sarà i tremori delle profondità dal 12 al 16, e in evidenza ci dovrebbero essere il nuovo costume di Passepartout, Akkorog che sarebbe il giallo, e Zenobia che sarebbe la rossa, giusto? Sì, la quarta stagione. Poi abbiamo il villaggio dei goblin. In evidenza ci saranno due eroi ed entrambi nuovi. Dal 18 al 21, entrambi nuovi. Boom e Fang e Mudhammer.
che già abbiamo visto nelle bete scorse, non le avevano inseriti. Poi dal 16 al 18, anche qua ora non sbaglio a scrivere comunque, è dal 16 al 21 probabilmente, e dal 16 al 18 ci sarà Atlantide. Atlantide in evidenza ci saranno Tarlac col costume e Inari col costume, mentre gli eroi del mese saranno Iris e Visellus. Beh, non tanto male, non è nemmeno questa chiamata. Poi parte i Cavalieri, l'impresa alleanza dal 18 al 23, i Cavalieri in guerra, in italiano. Non vedo informazioni sui Cavalieri in guerra però, perché non era previsto. Cioè nella cache del gioco non è previsto che ci siano i Cavalieri. Che divertimento se sbagliano, che divertimento. Che divertimento. Comunque, i Cavalieri mi sa che ne hanno provati un paio in beta in quest'ultimo periodo, quindi ci saranno quelli in evidenza quasi sicuramente. Poi dal 23 al 26, Valhalla per sempre, quindi la terza stagione, ci sarà Lady Loki col nuovo costume, Heimdall e Lord Loki. Non male anche questa chiamata, apparentemente, soprattutto per chi non ha Heimdall e chi non ha Lord Loki. I fratelli Loki. Lady Loki con nuovo costume. E tra l'altro vi ricordo, Lady Loki è comunque qualcuno che purifica. Un po' sottovalutata, ma in realtà fa anche quello. Quindi per chi non ha un eroe del genere rosso, potrebbe essere utile. In più poi c'è Heimdall e Lord Loki col costume. Col costume. Poi abbiamo le storie non raccontate, che dovrebbe essere il capitolo 6. Sì, capitolo 6, dal 25 al 29. Anche in questo caso ci sarà un solo nuovo eroe inserito, che si chiama Persa, però penso che sia tradotto Persa, non credo che sia. No, proprio così, Persa si chiama. Cioè proprio quando affronti quell'eroe già è Persa, lo dice già il nome, ok. Sicuramente. E poi ci sarà Forcis, che sarebbe il Viola 5 Stelle, e Galapago, che sarebbe la tartaruga non ninja, perché non è snella per essere un ninja. Poi dal 26 al 30, ci sono le dune di nuovo, e in evidenza ci saranno Sobek, Khonshu e Eset. Poi per ultimo abbiamo la camera dei costumi, quindi la rotazione è ristabilita, taverna e camera dei costumi, e in evidenza ci saranno Hobakan e Horgal. Però vi ricordo ragazzi che appena uscirà la versione 61 queste cose cambieranno, quasi sicuramente, perché alcune cose non tornano, tipo per esempio l'assenza completa di questo, il villaggio dei Goblin era impostato per il 16, è impostato per il 16. Anche se il calendario ufficiale prevede invece che dovrebbe essere il 18. Quindi a sto giro qua hanno beccato bene di l'anno sbagliato? Sì. Quindi qua hanno sbagliato, dal 18 al 21 dovrebbe essere. Boh, vedremo. Comunque c'è una cosa che torna sempre quando si parla dei finlandesi qua. Cioè, sbagliano sempre, c'è qualcosa sempre che non va, che non torna. Boh. Capisco, fanno altro nella vita questi probabilmente, e lo fanno come hobby gli sviluppatori di sto gioco. Vabbè. Contenti loro, contenti tutti.
Quindi sì, ce la farò. Festival delle sfide 1, Cavalieri. Poi ci sarà sia la Taverna delle Leggende la prossima e quello dopo i costumi. E poi c'è tutto incastrato dentro. Covenant Quest, Contest of Element, La Guerra dei Tre Regni, Il Villaggio dei Goblin. Bello. Bellissimo. Io comunque sono curioso di capire perché Persa, perché si chiama Persa quello. Cioè, io se vado sul traduttore in inglese scrivo Persa, come me la traduce? Persa. Se vado in finlandese, vediamo. No, ragazzi, cioè, non è possibile. Sarebbe molto figo. Allora, mettiamo finlandese, no, francese no, finlandese. Finlandese in italiano. Allora, persa. Si legge? Non so, Non so se è un caso, se è voluto. Bene. No, si è chiuso. Ma sul serio? Si è addirittura chiuso. Vabbè. Vabbè. Comunque per assurdo, l'altra volta ho visto no, dov'era? È qua, dove me li fa vedere gli inviti, dove stanno, in posto in arrivo, inviti. L'altra volta mi è uscita la pubblicità invita un amico, ma io vorrei invitarlo, ma sono arrivato a 20, cioè mettimi che ti vuole 30 amici, una lo inviti, ne invito altri 10, non c'è problema. Hai fa la pubblicità, ma vabbè, vabbè. È persa, sì. È persa. Allora, ragazzi, 201 su 210, ma non abbiamo fatto nulla. Qua quanto siamo? 93, ne mancano 7, quindi due volte almeno lo devo fare ancora, ma non la posso fare adesso. Perché adesso facciamo due cose, le due cose che dovevamo fare in realtà. Semplicemente andiamo ad analizzare l'eroe del mese, di questo mese, di oggi praticamente. E poi vediamo il torneo ride. Vi ricordo comunque, per quanto riguarda il torneo ride, che come al solito sul canale Telegram Impara in Paso l'Ita Enciclopedia Secondo Antioch, come ogni domenica, vi anticipo quando faremo la diretta domenicale e mi invito, per chi vuole dei suggerimenti su come impostare la propria squadra, la propria difesa, ecco, per questo torneo ride, di postare qua sotto, ragazzi, semplicemente date nei commenti e buttate degli screen qua dentro. Più o meno a fine diretta li guardiamo tutti, ok? E vediamo un po', vediamo un po'. Ma nel frattempo facciamo cose un po' più seriose, mettiamo un po' di musica. E poi ci andiamo a vedere un po' l'eroe del mese di ottobre. Di ottobre. Però prima di parlare, voglio sapere da voi, che ne pensate di questo eroe? Per chi l'ha visto già, magari chi non l'ha visto, cosa ne pensate? Uno scarafone, perché scarafone, scusami?
Viola a me serve. Per chi ha letto già la speciale roba varia, cosa ne pensate? Se magari è paragonabile a qualche altro eroe simile? Cosa ne pensate in linea di massimo? Hanno aumentato la spada, sì, rispetto alla beta hanno aumentato non solo la spada, ma anche un po'... Cioè, praticamente hanno aumentato un po' tutte le statistiche, anche se l'attacco l'hanno aumentato di 130 o giù di lì. Una cosa assurda. Sembra un insetto robot. È brutto così a caso. Ah, non è ancora lei. No, vabbè, lo leggiamo. Eh beh, regenerazione mana a tutti, fa attenzione, eh. Non è proprio così. Giusto se si ha Julius. Che fa Julius? Julius. Ragazzi, considerate che il collegamento elementale può funzionare per tutti, ma nel 2024. Se avete due eroi della famiglia 2023. Non mi ricordo cosa fa Tony. Cioè, gli eroi nuovi non me li ricordo però. Ah, quello che raddoppia i danni del malus, ok. Vabbè, pure quello che espande, che abbiamo visto ultimamente. Dove l'abbiamo visto? Non mi ricordo. Quello che dà anche ai vicini il malus che c'ha. Se vogliamo ragionare solo di malus. Poi ricordate che il malus in questo caso... In questo caso... aumenta con l'aumentare dell'attacco. Per farvi capire, eh? Aumentato a 1200 l'attacco, 753. Volevo trovare una cosa, ma non la trovo più. Ah, perché forse era nella beta. Ah, se, beh, se le usi tutte e due insieme, sì. Il problema è che... ricordatevi sempre questo piccolo particolare. O meglio, molti fanno sempre... Diciamo, facciamo una sinergia tra due eroi che sono molto rapidi, quindi vuol dire che entrambi partono allo stesso momento. No, in realtà no. A meno che non siano dello stesso colore, non partiranno mai insieme. Quindi tenete sempre bene in mente come situazione, perché ok, tu devi lanciare 6/7 tessere viola, ma poi devi lanciare altre 6/7 verdi. Non è detto che partino insieme. Questo ragionamento magari lo puoi fare in difesa. Ma in attacco è un pelo diverso. Però certo, mettere due che sono veloci entrambi è molto meglio che mettere un lento magari e un molto rapido. La differenza è un po' più abissale.
Non ci azzeccano proprio questi. Vabbè, vabbè. Parliamo di cose serie, va? Sì, infatti c'era qualcuno che aveva chiesto meglio Turguk o questo. Devo dire la verità, l'hanno chiesto giustamente. Ne parliamo, ne parliamo. Allora, ragazzi, iniziamo ad analizzare il nuovo eroe del mese di ottobre 2023. Nome, come al solito, molto semplice e facilmente ricordabile, che è Utragan. Circa. È un 5 stelle viola, classe Barbaro, famiglia delle leggende 2023. E vi ricordo, come al solito, la famiglia delle leggende 2023 si sbloccherà il 1º gennaio 2024 e solo in quel momento sapremo effettivamente che bonus dà agli eroi della famiglia, di questa famiglia. Fino ad allora non c'ha nessun bonus questa famiglia. Ha due passive. La prima passiva: resisti alle interruzioni della rigenerazione mana. Questo personaggio possiede una resistenza innata ai disturbi che interrompono la rigenerazione mana. E vi sottolineo un piccolo particolare, perché noi quando ragioniamo su eroi che bloccano la resistenza, la rigenerazione mana, ragioniamo ovviamente su eroi come Proteo o El. Ma in realtà questa passiva funziona anche per il furto di mana, come quello che fa Onatel, giusto per intenderci. Quindi si protegge sia da El e Proteo, ma anche da Onatel. La seconda passiva è la resistenza al veleno. Niente di straordinario, questo personaggio possiede una resistenza innata al veleno. Ha 929 di attacco, 741 di difesa, 1610 di salute. È un molto rapido. Infligge 150% di danni al bersaglio. Il bersaglio e i nemici vicini subiscono 573 danni da veleno nel corso di 3 turni. E l'evocatore assorbe il 100% di danni da veleno inflitti come salute. Poi c'è il collegamento elementale, come tutti gli eroi del mese, fornisce il 10% di rigenerazione mana a tutti gli alleati viola per 4 turni. E questo effetto non può essere annullato. L'altra particolarità, che è la particolarità di tutti gli eroi del mese, è che nel momento in cui sbloccheranno la famiglia 2023, quindi ripeto, il 1º gennaio 2024, se si utilizzano almeno due eroi della stessa famiglia 2023, questo collegamento elementale verrà dato a tutti gli eroi, non solo agli eroi viola, ma fino ad allora e anche successivamente, se non si hanno almeno due eroi di questa famiglia, il collegamento elementale funzionerà solo ed esclusivamente con gli altri alleati viola che ci sono in squadra. Ok? Ciao Nonolante, buonasera. Dopo aver letto questa speciale, cosa ne pensate? Al di là del fatto che fa sì, effettivamente fa schifo come eroe, come disegno, sembra qualcuno posseduto da qualcosa di strano. Può essere manco il veleno. Dice, vabbè, qualcuno che si è avvelenato, è un veleno corrosivo, ma boh, cose strane, cose strane. Come lo vedete? Come eroe, dico. Una cimice posseduta. Dà l'impressione di essere posseduta, però la cimice dovrebbe essere verde di base e con le ali. Non tutti nano volante, non tutti con gli occhi, che ci sa chi guarda con gli occhiali, chi guarda con le lenti a contatto e così via, cioè, se proprio vogliamo puntualizzare. Comunque l'eroe in sé ha uno stra ottimo attacco, 929 di attacco è allucinante, ha una buona difesa, 741, e una stra mega ottima salute, 1600 di salute di base. Che questi sono valori di base dell'eroe.
È un molto rapido che praticamente attacca un solo bersaglio e gli fa relativamente poco, perché ok ha 929 di attacco, ma un danno di 150 a uno solo, cioè è poco. Però poi cosa fa? Avvelena sia il bersaglio sia i suoi vicini, quindi fa danno nei turni per 3 turni e gli fa 191 danni per turno a ognuno di loro. E il bello è che di questo danno da veleno che fa per turni, lui recupera il 100% come salute. Ok, non va oltre gli HP massimi, ma comunque una salute che va a rigenerare. Interessante anche il collegamento elementale, perché parliamo di un eroe molto rapido che dà il più 10% di rigenerazione mana a tutti gli alleati viola. Quindi di conseguenza lui parte velocemente, tutti quelli che partono dopo di lui, che sono viola ovviamente, possono sfruttare questo aumento del 10% di rigenerazione mana, che come sapete è tantissima roba il 10% di rigenerazione mana. Le due passive le abbiamo viste prima, sono entrambe più o meno interessanti e sfruttabili, non sono niente di eccezionale, però possono aiutare. Il problema qual è, ragazzi? Il problema è che la prima cosa che vi viene in mente quando vedete un eroe molto rapido che attacca poco e avvelena, vi viene subito in mente Clarissa. Ed è il primo eroe che uno va a confrontare, un eroe del genere. Perché anche Clarissa è molto rapida, anche Clarissa fa 150% di danni, ma lo fa a 3 direttamente, e poi li avvelena di 290 o giù di lì, totali per 2 turni. La differenza qual è? La differenza, ragazzi, è una semplice differenza. Le statistiche. Sono delle statistiche allucinanti quelle di Utragan rispetto a una Clarissa. Sono entrambi eroi del mese, per carità, ma sono passati almeno 3 anni. Non mi ricordo Clarissa che anno era, 2020 se non mi sbaglio. Andiamo a vedere con precisione. Sì, 2020. Le statistiche erano queste. Sono queste. Ben differente emblemato e spezzato, cioè, voi non prendetelo in considerazione emblemato e spezzato, perché ci sono due particolari problematiche che l'emblemamento dell'eroe come test è fatto seguendo sempre la sinistra, quindi ci può essere difesa, attacco, quel che capita, quindi fino a un certo punto va preso in considerazione. L'unica cosa che vi ho fatto vedere prima è che con l'aumentare dell'attacco aumenta il danno del veleno, ma questo è ovvio come cosa. Come cosa è ovvia. Lei è Clarissa, per intenderci. Qua vabbè, ancora la versione vecchia. 733, 712, 1367. Fa 155, mi pare che adesso l'hanno portata, se non mi sbaglio. A quelli colpiti, al bersaglio, a quelli colpiti, e poi fa un pelo in più di danno, o forse su 224 adesso, in 2 turni, quindi parliamo comunque di un danno più o meno simile per turno, ma un turno in meno sostanzialmente. Che cosa cambia, ragazzi? Cosa cambia? Cambia queste cose qui, che per carità, Clarissa è anche lei molto rapida, anche lei che avvelena subito dopo, ma ci sono talmente tante cose nuove in questo eroe che secondo me paragonarla a un eroe che ha 3 anni non ha molto senso, per quanto mi riguarda almeno. Tutti gli eroi del mese che stanno uscendo ultimamente non sono affatto male come eroi, in linea di massima. Anche questo, come dicevamo prima, è stato potenziato rispetto alla versione beta.
rispetto a quello che avevamo visto e hanno testato i beta tester, l'eroe è uscito più forte. E quasi tutti gli eroi usciti ultimamente hanno tutti dei punti in cui sono veramente forti, veramente alti. Ma a differenza degli eroi in generale usciti ultimamente, hanno anche delle lacune, che da una parte è giusto così. Per me non ci dovrebbe essere questa grossa differenza tra eroi usciti adesso e eroi in passato. Quindi se vuoi mettere qualcosa di veramente alto, come in questo caso potrebbe essere l'attacco e la salute, mi ci devi mettere una lacuna, che in questo caso è la difesa. Mentre negli eroi che escono ultimamente non c'è nemmeno questa lacuna. E questo è il problema. Però gli eroi del mese ultimamente li stanno facendo uscire tutti così. La lacuna più grossa di Utragan qual è? È proprio quella difesa. Cioè è una difesa striminzita per un 5 stelle. E se la andiamo ad confrontare sugli 800 o addirittura i 900 di difesa che hanno gli eroi che stanno uscendo adesso, è veramente ridicola come difesa. E questo lo penalizza un bel po', perché va ad influire, ad intaccare la sua resistenza complessiva dell'eroe. Per assurdo, anche se c'ha 1610 di salute che lo fa resistere un po' di più, questa difesa molto bassa lo rende meno resistente rispetto a quello che poteva essere. Il secondo punto, la seconda lacuna di quest'eroe è un po' quella che è la lacuna di Clarissa, a proposito del confronto, ossia il poco danno diretto che va a fare. Tra l'altro lo fa un solo avversario, uno. Sapete come la penso sui cecchini, sapete come sono i cecchini attualmente nella meta del gioco attuale. Quanto sono importanti? Nulla. Lui non solo è un cecchino, ma fa pure poco danno. Praticamente. Sì, ok, per carità. Parte da 929 di attacco, quindi quel 150 di danni che va a fare è sicuramente più alto rispetto al danno secco ad uno che va a fare Clarissa, questo non c'è dubbio. Probabilmente è anche un danno secco maggiore di tutti e tre i colpiti da Clarissa, probabilmente. Ma solo 150 nella meta attuale. È davvero un danno limitato, un danno secco limitato per questo eroe. Non so cosa pensavano quando hanno fatto sta cosa. Quindi vi dico ma. Però, oltre a queste lacune, ovviamente l'eroe ha dei punti di forza che vi dicevo prima. Parliamo principalmente della sua velocità, un molto rapido. Il suo collegamento elementale. E l'avvelenamento che dà a 3. Senza dimenticare che questo avvelenamento che dà ai potenziali, ovviamente, 3 nemici, gli recupera anche la salute. È tanta tantissima roba, ragionando su questi punti forti che c'ho. Prima stavamo dicendo, Tony stava dicendo, che comunque con quei determinati eroi poteva formare una sinergia molto utile, e te ne dico altri due: Vicellus e Thelonious. Con i quali crea una sinergia assurda tra recupero di salute perché sono avvelenati. Ora vi faccio vedere più in. Allora, che sono abbastanza recenti. Però giustamente.
Devo chiudere e riaprire. Ok. E tra l'altro Telonius è quello che diceva Tony prima, tra l'altro. Solo che il nome non l'ha nominato, vero? Che mi ricordavo l'altro. Julius. Che non ho, non so chi sia. Forse intendevi questo? Tony, giusto per... Ah, ok. Allora perciò non avevo collegato. Questi due eroi, ragazzi, sono, hanno una sinergia allucinante con l'eroe di questo mese. Perché lui cura se gli avversari sono avvelenati. Questo invece fa aumentare i danni dai disturbi che ricevono gli avversari. Quindi poi anche gli eroi che stavamo dicendo prima, quelli che propagano il disturbo o quant'altro, ragazzi, ovviamente la sinergia su questo eroe con i disturbi, ce ne sono altri eroi. Questi sono i primi due che comunque sono quelli che hanno maggiore vantaggio, possono avere, trarre maggiore vantaggio dall'utilizzo insieme a Utragan, ma ci sono ovviamente altri con cui si possono sfruttare. Ovviamente Utragan è un eroe principalmente di attacco rispetto alla difesa. Uno, perché in difesa, come abbiamo visto prima, purtroppo quel 741 di difesa pecca, lo fa peccare veramente tanto in difesa. E poi il fatto che comunque bisogna stare attenti a chi si va a colpire, non tanto per il danno secco che va a fare, che comunque sapete che, come detto prima, il danno secco non è chissà che, ma il fatto che comunque vada ad avvelenare i due vicini, e quindi andare a colpire un bersaglio che sta esterno o un bersaglio che il vicino è morto, è tanta roba. Tanta roba indirizzarlo per bene, altrimenti si perde tutto il suo vantaggio che può avere. Poi c'è da considerare che il suo avvelenamento gli fa recuperare anche salute, e quindi andare a avvelenare l'avversario, o meglio colpire un bersaglio dove non c'è il vicino, si va a perdere anche quel recupero di energia. E quindi per me è un eroe da utilizzare più in attacco rispetto che in difesa. Però c'è da dire anche una cosa molto importante, che purtroppo è Viola. E per quanto possano essere tanti i vantaggi che può portare Utragan, come li abbiamo evidenziati prima, immaginate già il fatto che lui è molto rapido, con altri eroi viola li velocizza. Questo è un vantaggio enorme che può portare a tutta la squadra potenzialmente. Però tutti questi piccoli vantaggi che dà Utragan per un viola, ragazzi, sono pochi, perché purtroppo ci sono veramente tanti, troppi eroi viola che ne valgono più la pena, ma assolutamente molto più. Quindi per me Utragan è un eroe che va alzato solo ed esclusivamente se riuscite a sfruttare o a creare una sinergia con altri eroi che già avete alzato, o a formare una squadra che possa assolutamente farlo rendere al meglio.
Un po' come tutti gli eroi del mese che stanno uscendo ultimamente, ma anche in passato, quelli che uscivano in passato, è anche lui un eroe specifico, di nicchia. Quindi analizzate la vostra squadra e in base a quello potrebbe essere interessante. Ma altrimenti, attualmente in gioco ci sono veramente tantissimi eroi che andrebbero alzati prima di Utragan. Quindi per me Utragan è un eroe da alzare, sì, ma ci metto con riserva, perché dipende molto dagli eroi che avete a disposizione. Ora voglio sentire il vostro parere, però. Cosa ne pensate dopo aver letto tutto con calma? Anche se in riserva vado a metano. Che potrei anche pescarlo, visto che è difettoso. Vabbè, difettoso, ripeto. Ragazzi, molto dipende da che cosa avete a disposizione. Quale sarebbe l'alternativa a questo eroe. È quello che conta di più. Un po' come tutti gli eroi del mese. Anche l'eroe del mese scorso o il mese precedente. Erano eroi del mese che in alcuni contesti potevano essere stra mega determinanti, in altri contesti molto di meno, e lo stesso vale qui. Secondo dei pimpi, non mi ricordo i miei, ma mi devo ricordare i tuoi, ma in linea di massima comunque. No, in realtà lo fanno Sherry, è quello il problema. Non lo fanno con gli eroi del mese. Il problema è che loro lo fanno con altre tipologie di eroi. E quello è il problema grosso. Che per gli eroi del mese si contengono. Ed è giusto così, da un certo punto di vista. Però poi se mi metto un eroe che... Esempio, visto che ce l'abbiamo qua, esempio... Poi mi ci fai un eroe del genere, è tutto vano. È tutto vano. Perché già si vedono le statistiche, attacco e salute sono simili, ma poi ci metti la difesa che ha più di 150 in più. Già solo questo. Poi mi metti un rapido che infligge 250% di danni a tutti i nemici, quando di là abbiamo un molto rapido che attacca uno e gli fa 150. Cioè, di cosa parliamo? Cioè, non ha senso. Non è paragonabile. Ma ripeto, l'eroe del mese è diverso. L'eroe del mese è diverso perché è un eroe molto più semplice da beccare rispetto a quegli eroi lì. E ci sta come ragionamento. Però un discorso del genere, non possono fare un eroe perfetto perché altrimenti non c'è gioco più. No, già ci sono eroi nettamente più forti e nettamente che quando li becchi non puoi affrontarli. E Nano Volante, per la differenza è che con tutto l'avvelenamento Utragan che dà, non fa il danno che va a fare quello di base e lo fa subito. Utragan deve aspettare anche 3 turni per avere lo stesso danno. Quindi... Ma perché l'hai beccato tu? Lo vuoi denigrare per vedere che non... Cioè, è assurdo quell'eroe.
Ah, ok, era ironico, vabbè. Ursina, Aguilera, Freccia, Morex, Obagan e Sartana. Beh, potresti pure alzarlo. Ha sempre piacere beccare le ore del mese. Sì, no, vabbè. Ripeto, è molto più semplice beccare le ore del mese rispetto a un eroe particolare, perché tu in ogni chiamata hai quell'1,3% di probabilità che ti esca. In ogni chiamata che vai a fare, ovunque praticamente. E quando uno lo becca, mal che vada, lo utilizza nello scambio. C'è da considerare pure che l'eroe del mese non viene considerato un eroe 5 stelle per la chiamata del destino. Quindi, se non si becca ovviamente un altro 5 stelle ad accompagnare l'eroe del mese, ma se si becca per esempio un 3 stelle Fratac della prima stagione e come carta omaggio Utragan, il contatore della chiamata del destino aumenta, ovviamente. Quindi è tutto un di più l'eroe del mese, sostanzialmente. Allora ragazzi, passiamo alla seconda cosa di oggi, ossia il torneo Raid. Torneo Raid della scorsa settimana, come è andato a voi? Quello della scorsa settimana. Che era questo qui. 4 stelle, potenziatore magie benefiche, no rossi. Questa fu la mia difesa. È stata la mia difesa. E il risultato è stato difesa C, 4 vinte e 5 perse. In attacco ancora peggio, perché sono uscito al secondo giorno, martedì o mercoledì, non mi ricordo già più. Se l'ho messo qua, mi sembra di no, però no, vabbè. Comunque 75%, ho fatto veramente schifo, veramente una merda, non ci ho capito nulla. La volta precedente avevo messo questa difesa qui, e com'era andata con questa difesa qui? 4 vittorie e 3 sconfitte, era andata un pelo meglio. Però è anche vero che io qua ero arrivata alla fine, mi sa. Qua l'ho messo il risultato. Sì, avevo fatto 11 attacchi, manco tantissimi, 11 attacchi. Quindi avevo attaccato di più, però era arrivato molto meglio. Vabbè. Così. Con Brainhild. Su giro Brainhild non mi piaceva, è andato molto peggio. Top si fa per dire 75%. Sì, vabbè, uguale a me praticamente, 75% pure io. Ecco. 25% B43, sono usciti il mercoledì. Ti è andata bene per arrivare al 25%. E sei uscito comunque mercoledì. La schifezza ho già dimenticato. Male. Non si dimenticano le schifezze. Allora, per chi vuole postare ancora le difese, le può postare qua sotto. Ultimo posto, penultimo posto, dove vi pare. Postate le vostre difese e poi le vediamo con calma. Ho fatto 14 attacchi, 2 persi di nulla. Perché sei arrivato al mercoledì? Io non ci sono arrivato al mercoledì. Mi sa, perché erano, mi sa, su 9 attacchi, ne ho persi 4, una cosa del genere, se non mi ricordo male. C'era arrivato al mercoledì. Allucinante. Ma vediamo con questo, che è ancora peggio questo. Perché a sto giro, ragazzi, torneo Raid di questa settimana,
È un torneo 3 stelle, quindi si possono utilizzare eroi 3 stelle o inferiori. Si possono utilizzare tutti i colori ad eccezione del viola. Quindi, come dice anche Nona Volante, non ci sono i viola osceni. Perché è importante questo? Perché il bonus è attacco lampo, ossia tutti gli eroi diventano con la propria abilità molto rapida, ad eccezione ovviamente ninja, magia e stige. Loro non si velocizzano, anzi rallentano rispetto a quello che dovrebbe essere. Un'altra cosa importante che vi ripeto ogni qualvolta c'è l'attacco lampo, e vale anche per la guerra, che tra l'altro adesso c'è quella modalità di guerra, ragazzi, i colori non contano ad un cavolo, a nulla. L'unica cosa che conta sono le abilità speciali. Dato che tutti si caricano alla stessa velocità, quello che cambia sono solo ed esclusivamente le speciali. Quindi non iniziate a mettere i gialli centrali o tanti gialli, non servono a nulla. Non servono a nulla. Chi vi viene contro con 7 tessere, poi se è fortunato riesce a velocizzarli, perché 3 stelle non è facile velocizzarli, 6 tessere sono carichi, indipendentemente da chi c'ha dall'altro lato. Nessuno sano di mente vi verrà di mono contro, quindi è inutile ragionare su quello, sui colori. Ragionate solo sulle vostre speciali, sugli eroi che fanno veramente male, che sono lenti, che sono molto lenti, che abbiano tante abilità che danno dei vantaggi, curatori che curano oltre gli HP massimi, resuscitatori sono molto importanti in questo torneo. Quindi valutate bene questa tipologia di eroe e poi formate la squadra. Non c'è bisogno, ripeto, di mettere al centro il giallo in questo caso, non serve a nulla. Andiamo a vedere la volta precedente cosa è successo, principalmente in generale. Quindi andiamo a vedere, queste sono le prime, le difese dei primi 10 classificati dell'ultimo torneo con lo stesso bonus, che è stato fatto il 12 febbraio, ecco la mia difesa, 12 febbraio 2023 di quest'anno, 3 stelle attacco lampo non viola. Questi furono i primi 10 classificati e queste sono le difese di quei primi 10 classificati. Vi ricordo che non vuol dire che sono le migliori 10 difese, ma vuol dire che quegli eroi, quei player sono andati più avanti nel torneo praticamente, e la loro difesa più o meno ha retto. Per la maggiore vediamo Rechetre, sostanzialmente, perché Rechetre, ragazzi, cura oltre gli HP massimi, cura nel tempo oltre gli HP massimi, e quindi normalmente è lenta. No, normalmente è media, no, è lenta normalmente, giusto? E in questo torneo ovviamente si velocizza. Altro che va per la maggiore, ovviamente abbiamo Fietz in quasi tutte le squadre, come potete notare. Quasi tutte le squadre. C'è qualcuno che se l'ha giocato con Gramps. Purtroppo Gramps c'ha un piccolo, leggero fastidio, che purtroppo resuscita solo al 33%, non fa nient'altro. Quel piccolo fastidio là. Interessante anche Dawn. Vabbè, quella. In questo torneo. E poi ovviamente sono interessanti quegli eroi che sono lenti normalmente e che fanno tanto male. Lui, per esempio. Anche Sally, per esempio. Un altro esempio potrebbe essere Sudri. Un altro interessante potrebbe essere anche Baoshan, perché Baoshan velocizza, attacca tutti, li rallenta e velocizza in più anche gli alleati. Potrebbe essere tanto interessante. Ovviamente Yukainen, perché comunque rimuove le magie benefiche degli avversari, quindi potrebbe essere utile. Vedo parecchie volte Zarola,
Zarula, o Zarul si chiama lei. Perché lei? Perché appartiene alla famiglia dei Bardi. La famiglia dei Bardi, ragazzi, dà quel 5% in più di rigenerazione mana, che purtroppo però vi dico già che non basta. Perché c'è bisogno di almeno del 9%. Quindi c'è bisogno di un ulteriore 4%. Quel 4% dove si può guadagnare? Si può guadagnare con i costumi. Oppure con gli emblemi di alcune classi che danno il 4%. No. Ne ricevi uno solo, una nuvola. E poi tra l'altro lei non lo riceve poi. Non lo dovrebbe ricevere. No, no, vengono considerate come due diverse. No, però il bonus si doveva scrivere uno con l'altro. Quindi no, non va, non servono due Zaro, non fanno nulla. Però possono essere, ripeto, abbinate a quegli eroi che hanno un bonus in determinati contesti. Per esempio, la prima che mi viene in mente è sempre come si chiama? Avukmun. Questa versione qui, perché la griglia dei talenti dà il 4%. E addirittura Avukmun incantatore col bonus costume si velocizza anche senza Zarul. Zarul, non ricordo già più. Che Zarul è lei, Zarul, quindi Zarel, che ce l'ha fatta. Che dà il 5% di rigenerazione mana, ovviamente se sono membri singoli di quella famiglia. Vi ricordo che due eroi uguali vengono considerati membri singoli. Per assurdo, ma è così. Allora, eroi interessanti per questo torneo. Vi sconsiglio assolutamente Ursina. Molti di voi, come me, ci avranno doppio spezzato, bla 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 bla. In difesa non serve a nulla, ragazzi. A nulla. È troppo facile rimuovere il Deridi a Ursina. A meno che non l'affiancate ad eroi che ne so, o non fanno rimuovere le magie benefiche, o due deridi, non so quanto convenga, è molto semplice, basta un qualcuno che rimuove le magie benefiche e Ursina viene demolita completamente, quindi non ha molto senso in difesa. Mentre in attacco è stramega utile, perché attira a sé tutti quegli eroi che attaccano tutti, come per esempio un Wakas. Se c'è Ursina attiva, attaccherà solo Ursina. Ed è un grosso vantaggio, anche perché Ursina, a differenza di altri deridi, si attiva anche un aumento di difesa e un aumento di difesa contro abilità speciali. Quindi di conseguenza subisce molto meno danni rispetto a quello che potrebbero subire normalmente. E lo subisce solo lei, tra l'altro. Se non erro, Ursina riesce a resistere anche a un attacco di Alfrike, che Alfrike lancia comunque 5 cubi, però Ursina dovrebbe riuscire a resistere normalmente. Quindi resiste tranquillamente a tutti gli altri attacchi che non siano come quelli di Alfrike. Dipende se ce l'hai emblemata, se ce l'hai spezzata, dall'altro lato che potenza c'è, a quanta salute è rimasta, dipende ovviamente da queste cose, ma normalmente dovrebbe resistere. Ma poi anche se muore Ursina ha fatto quello che doveva fare, semplicemente. Il suo scopo è quello di attirare tutti i colpi di Alfrike, quindi che ti frega che se muore. Poi c'hai altro giro, sostanzialmente. Comunque, la mia difesa l'altra volta fu questa. Io penso che metterò di nuovo Faiez centrale. Perché Faiez è uno di quegli eroi, ragazzi, che, come avete visto anche nelle altre difese, è difficile da sostituire.
è difficilissimo, perché è un eroe che cura un botto oltre gli HP massimi, fa diventare immuni per un'infinità di tempo a tutti i disturbi, 4 turni un'infinità nell'attacco rampo, e in più aumenta anche la difesa. È allucinante. Ok, mi verrete a dire lo stesso discorso, mi porto un disperditore che rimuove le magie di tutti gli avversari e fa il suo rendo inutile, fino a un certo punto, perché la salute aumentata comunque rimane aumentata. Se glielo chiedi, sì, per favore, però gli devi chiedere, che altrimenti non lo fa. Ora vediamo un po' cosa possiamo mettere. Ci abbiamo Nordri, ci abbiamo Wakas che fa male, ci abbiamo Yukainen. Allora, l'altra volta me la sono giocata con Baushan, ma l'altra volta poi com'è andata? Però 10 vinte, una persa. 10 vinte, una persa, non è andata male. Le tisane per Triss. Ma se fai il caffè va pure le tisane. Basta semplicemente cambiare la droga che ci si mette dentro. Zarel mi sa che rimarrà Zarel. Allora, vediamo chi fa più male. Wakas fa 205 su 626. Ora abbiamo lui che fa 165 su 553, molto meno, però rimuove le magie benefiche. Poi togliamo Baushan, che è fastidioso perché toglie il 20% di mana. Non so se prima l'ho detto, ma toglie mana e aumenta la velocità di la rigenerazione mana. Però a sto punto io ci metterei anche in questo caso Zarel, che fa 260 su 493 a tutti. Perché lui è inutile. L'ho provato l'ultima volta, c'è stato attacco lampo, non ha funzionato come dovrebbe. Ci abbiamo lei, che è fastidiosa. Ma a sto punto, se voglio giocare sul mana, mi ci metto l'amico Baushan. No, andiamo così, dai. Andiamo così. Voglio mettere però la 15 qua sotto. Sì, comunque questa sarà la mia difesa. Wakas da questo lato. Zarel che non c'ha emblemi, magari più nascosta. Questo va bene così, dai. Proviamo così, vediamo che succede. E lui non ne farei mai a meno. È un po' rischioso perché, ripeto, solo il 33% che può resuscitare, però... cioè... con questa gente che fa così male, tanta roba. Tanta roba. Ora le vostre difese. Sentiamo, dai, vediamo un po' le vostre difese. Avete postato? C'ho il cibo, vero? Continuiamo qua. La facciamo il cibo, dai. Ma c'è tutti questi eroi. Da dove sono usciti tutti questi eroi? Ma chi me l'ha dato tutti questi eroi? Ah, le chiamate, vero? Oh, mi sono dimenticato questo, mamma. Sono altro? No. Vai. Sì. Abbiamo rifinito il cibo, però vabbè, no, cosa normale. I pasticcini. Allora, vediamo un po' le vostre difese. Ovviamente, ripeto, ragazzi, qua non ho detto gli eroi per il semplice motivo che dipende da cosa avete voi a disposizione.
gli eroi lenti che danno dei vantaggi, come per esempio Fires e tanta roba, Wakas comunque è tanta roba, Gramps è tanta roba, quindi dipende sempre voi che cosa avete, se Ellie potrebbe essere utile e quant'altro. Vediamo le vostre. Allora, mettiamo di qua. Ho copiato la tua, vediamo. Così a caso. No, vi faccio vedere anche a voi questo. Salva. Salva. Ok, Roccius. Allora, lui vorrebbe andare così. Ma per me, cosa serve questo coso qui? Domanda. Questo non serve assolutamente a nulla, ma proprio in generale. Può essere utile al titano, punto, basta, nient'altro. Se uno potrebbe utilizzarlo nei tornei in cui si potenziano gli eroi in base alle magie benefiche attive, ma... Cioè ragazzi, lui aumenta l'attacco, ma solo dell'attacco normale, non delle speciali. Quindi non serve a nulla, meno centrale. Cioè Fires doppio spezzato, metti Fires doppio spezzato ovviamente. Rufus va bene a sinistra, lo metterei esterno e poi ci metterei Yukunanem vicino. Basil potrebbe essere utile. Ma c'è Dovn, potrebbe essere già più utile. Ai Gramps io devono giocare con Gramps, per come la vedo io. Cioè i Bow c'hanno doppio spezzato, cioè Wakas doppio spezzato. Ma questo è Rufus perché non è maxato. Cioè non è massimo doppio spezzato, ma va benissimo. Rufus è un altro eroe che, se ce l'avete ragazzi, difficile da sostituire in questa modalità. Io me la giocherei con Gramps sicuramente. A sto punto metterei Rufus qui, un po' rischioso, ma metterei Rufus qui. Metterei Fires centrale. A sto punto Yukunanem qui e poi me la giocherei con Wakas. O Wakas o Zarel, dipende da chi fa più danno. Dovrebbe far più danno Wakas, perché è doppio spezzato, ma solo per quello. Quindi me la giocherei così io. Linea di massimo. Un secondo. Niente di utile. Allora, io me la giocherei così. Poi vediamo. Ci abbiamo. Michele? Ci sei Michele? Allora, Ursina non la metterei in difesa. Piuttosto assolutamente Fires. Ragazzi, Fires facciamo così. Fires è il migliore che si può utilizzare in questo torneo. In linea di massimo. Ci facciamo un primo. Gramps anche tu. Io me la rischierei sempre con Gramps. Però se non ti ispira tantissimo, potresti
Evitare Gramps. Allora, Fires centrale sicuramente. Rufus va bene qui o addirittura tutto a sinistra. Vediamo un attimo chi puoi mettere. E Wakas. Finito, vero? Sì. Reketre che potessi giocarti, ma a questo punto meglio Sally. Hai Basil. Basil non mi piace perché il fatto è facilmente removibile. Bagreg faceva qualcosa di particolare, anche se è rapido. Mi sembra di no, vero? ...180% a tutti a 3 che colpisce e poi abbassa la difesa, no, assolutamente no. Allora, c'è Sudri che potrebbe essere fastidioso a sto punto, o Wakas, o entrambi. Ho visto un Baushan, no, me lo so sognato. Quindi farei Fayez qui. Io me la giocherei con Gramps, quindi farei Gramps a sinistra, Rufus, Fayez. E a sto punto prima Zarel, che è spezzata, e poi ci metterei o Sally o Wakas. Farei Wakas perché colpisce sicuro tutti. Farei più Wakas. Basil no, non mi convince. Farei in questo modo io. Ok, andiamo avanti. Ci abbiamo Pimpi. Tanti dubbi ho anche Zarel e Sally. Ho postato solo gli eroi più interessanti. Ma sono due squadre diverse? O la stessa, bimbi. Ah, ok. Allora, Gramps va bene. Davn ci può stare. Ursina no. Fayez centrale sicuramente. Wakas va bene. C'è Zarel. Perché pensi che Fianna faccia più danno di Zarel? C'è pure Yoku Hainen. Sì, ma Fianna è emblemata a 15, al di là di questo. Semplicemente emblemata, ma Fianna attacca 3. Perché pensi che non faccia danno? Perché pensi che faccia più danno di Zarel a sto punto? Ma qua è indipendente se regge o meno. Ragazzi, nell'attacco lampo quello che conta è il danno che va a fare per me, più che per reggere. Perché più regge, più vuol dire che l'attaccante si sta conservando le tessere. Cioè, può reggere all'infinito una difesa. Ma se l'attaccante poi inizia a conservarsi le tessere, a caricarsi i suoi, fai poco se i tuoi non fanno male, a mio avviso. A mio avviso, ovviamente. Allora, io me la giocherei con Gramps sicuramente, sono solo indeciso tra questi due, ma è semplice motivo perché è anche la mia indecisione è stata. Perché lui è un pelo più utile perché toglie le magie benefiche, mentre invece lei col servitore che toglie il mana, rallenta, ma poi c'è pure il servitore avanti. Solo per quello. Poi qua Fayez sicuramente, Wakas qui e Zarel laterale. Io me la giocherei così più che Fianna.
Forse io proverei il Dawn, guarda, per vedere un attimo anche come va. Perché per me ha senso Yoku Hainen, perché comunque toglie le magie benefiche, però riflettendoci, io se so che cosa fa, non è che mi vado ad attivare le magie benefiche, in linea di massima. Però, dato che è un attacco lampo, purtroppo parte a caso, quindi ci può stare. Ci può stare. Però la giocherei con l'altro, nel tuo caso, perché uno non è emblemato di più, quindi potrebbe avere quel vantaggio lì. E poi il fatto che comunque ti può proteggere. Sì, tra Zarel e Fianna io giocherei con Zarel, anche perché con quel 5% in più comunque dovresti un attimo controllare meglio, però potrebbe anche andare con qualcuno. Perché lui fa anche il 50% in più di difesa e abilità speciali. E non le disturbi, non è malvagio, mentre invece lui fa... Sono anche immune alle nuove magie benefiche per 4 turni. Sti due pure per me, un po' così. La voglio giocare in questo modo, però io vediamo un attimo come funziona. Ok, mi sono dimenticato qualcuno, per caso. Non ci ho fatto caso. Sembra di no, vero? No, lo screen mi serve. Ecco. Faccio un attimo il posto, un secondo. Sì, vabbè, ma solo per un torneo dagli emblemi così. Ha poco senso. Allora, considerate questa squadra, vediamo se qualcuno può partire. Ci abbiamo Gramps che ha il 2%, quindi non funziona. Ci abbiamo Yokunane, che per esempio lui si velocizza il monaco insieme a Zarel. Tra l'altro fa parte di una famiglia diversa, mentre loro due sono della stessa famiglia, che però non si sarebbero comunque velocizzati, almeno lui no, ma manco il paladino mi sembra. Infatti ha solo il 2% il paladino, quindi interessa relativamente poco e fanno parte della stessa famiglia. Anzi, forse è meglio perché ha il 75% e il 100%, quindi. Mentre gli altri fanno a caso. Poi c'è da considerare che lui dà comunque una piccola quantità di mana. Potrebbe essere utile, ma poca roba. Per esempio, però lui si velocizza. Questo è interessante. Abbiamo intanto gli emblemi, lo sai, sono le risorse il problema. Intanto io non so quante ne ho. E ho 5127 dei paladini, figurati. Ma il cibo che non ho. Posso, soprattutto adesso sto alzando. Ce la farò mai. Allora, faccio un secondo il post, ragazzi, come al solito. Come al solito. Però non ho ragione. Settimana prossima abbiamo giovedì. Sì, sicuramente. E domenica, sì, tranquillamente. Giovedì 5 e domenica 8. Sì. Rimaniamo questi orari anche settimana prossima. Allora faccio un attimo il posto, un secondo. Se qualcuno vuole chiedere anche in chat, ragazzi, scrivete. Vorrei trovare la mia difesa, ma non la trovo. Allora, torneo raid del 01-10. Siamo anche a ottobre. Finalmente è arrivato ottobre. Ma deve arrivare velocemente il freddo.
Lo abbiamo detto giovedì quanti ne abbiamo? 5 e domenica 8. Guarda autunnale. Ma partiamo subito sparato con i meno 3, meno 4. Cazzo ce ne frega. Poi si vede. Uno fa dei test. No, ma le stagioni sono superate ormai. Chi li vuole più queste stagioni? Su via. Su via. Ok, mi serve un attimo il link della diretta. Ah, si cambia anche di là, che bastardo. Che bastardo. Facciamo così, ci dovremmo essere, copia. Ok, questo fatto. Ok, inviamo il tutto, inviamo. Ok, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione, vi faccio vedere il posto. Eccolo qua, questa è la mia difesa, come al solito postate le vostre difese qua sotto, adesso che altrimenti è un macello, e poi sabato vi ricorderò di rimettere i risultati, ecco, così le prossime volte possiamo vedere con calma cosa è successo, pure voi potete vedere con calma cosa è successo e via dicendo. Per chi sta guardando questo video in enormissima differita su YouTube, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 18 in poi, ci trovate sempre qui su Twitch. Per quanto riguarda Empire & Puzzle, siamo in diretta tutti i giovedì dalle 18 alle 20 e tutte le domeniche dalle 15 alle 17. Quindi ragazzi, seguiteci anche qui su Twitch. Poi abbiamo il solito canale Telegram, che eccolo qui, Empire & Puzzle, Ita, Enciclopedia Secondo Antioch, dove potete trovare tutto quello che c'è da sapere su Empire & Puzzle, su quello che succede, su quello che succederà e anche su quello che facciamo in diretta, in modo tale da non perdervi assolutamente nulla. Quindi seguiteci anche su Telegram.